Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: il panico si diffonde nella Royal Family, il principino Louis è scomparso. I sudditi ne sono alla ricerca. Che cos'è accaduto al terzogenito di William e Kate? Facciamo luce su questa misteriosa vicenda. Kate e William. I sudditi del Regno Unito sono preoccupati per il terzogenito dei duchi di Cambridge, il principino Louis è scomparso. Che cosa gli è successo? Ansia e preoccupazione a Buckingham Palace. Panico nella Royal Family. Paura nella Royal Family, il principino Louis, il terzogenito di William e Kate è scomparso. I sudditi si chiedono che fine abbia fatto il piccolo di casa Windsor Middleton. Louis d'Inghilterra. Sicuramente, i duchi di Cambridge sono considerati tra i reali più amati delle varie dinastie presenti nel mondo. Lui, perfetto nel suo ruolo da principe e lei, seppur non ha nobili natali, sembra essere nata per fare la nobildonna. Kate ricopre in maniera impeccabile il ruolo di duchessa. Sempre sorridenti, affabili e rispettosi del protocollo, sono indubbiamente i preferiti della regina Elisabetta, o almeno questo è quello che si mormora tra i corridoi di Buckingham Palace. Sposati dal 2011, sono genitori di tre splendidi figli: George nato nel 2013, Charlotte nata nel 2015 e Louis nato nel 2018. Proprio il terzogenito di casa Windsor Middleton ha destato preoccupazione nei sudditi del Regno Unito, il principino è sparito. Che cosa gli è successo? Ansia e preoccupazione pervadono Buckingham Palace. Il principino Louis è scomparso. Louis è il terzogenito di William e Kate. Nato il 23 aprile 2018, è quinto in linea di successione al trono britannico, dopo il principe Carlo, il principe William, George e Charlotte. Louis. Nato al St. Mary Hospital, dove anche i suoi due fratellini hanno visto la luce, è il più piccolo di casa Windsor Middleton. Descritto da persone vicine alla famiglia reale ma anche dagli stessi duchi di Cambridge come vispo e giocherellone, è il terremoto della casa reale. Proprio lui sta preoccupando però i sudditi inglesi, il principino è scomparso, di lui si sono perse le tracce. Che fine ha fatto il fratellino di George e Charlotte? I sostenitori della famiglia reale possono stare tranquilli, non facciamo riferimento a sequestri o a terribili notizie di questo genere che spesso coinvolgono, purtroppo, i nobili, ma al fatto che, ultimamente, agli eventi pubblici, dell'ultimo genito di William e Kate non c'è mai traccia. Domenica 17 aprile si è tenuta la consueta messa di Pasqua e William e Kate hanno presenziato a rito facendo le veci del principe Carlo e della regina Elisabetta, al St. George Chapel. Vestiti tutti abbinati, con abiti dai toni blu scuro per William e George e azzurro pastello per Kate e Charlotte, i sudditi hanno notato che mancava all'appello proprio il principino Louis. Perché l'ultimo genito dei duchi di Cambridge non ha preso parte al rito religioso? Kate e William. Kate e William alla messa di Pasqua, con George e Charlotte ma senza il principino Louis, Letto Quotidiano. Esperti reali e fonti vicine alla famiglia dei Cambridge fanno sapere che il principe Louis non presenzia ad eventi pubblici importanti per via della sua giovane età. Tenerlo infatti fermo è davvero difficile. Quando sarà più grande, anche lui potrà prendere parte ad eventi importanti proprio come ora stanno facendo George e Charlotte, che sono diventati ormai dei reali perfetti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.